Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Alessia, che mi chiede di parlare del film del 1993 di animazione giapponese scritto e diretto da Yoshiaki Kawajiri, che poi è regista della Città delle Bestie e di Vampire Hunter D Bloodlust, insomma registone che ha ispirato con questo film le Wachowski, che poi infatti l'hanno chiamato per fare due episodi di Animatrix. Questo appunto Ninja Scroll è uno dei film forse che hanno fatto in modo che il pubblico occidentale amasse sempre di più in realtà l'animazione giapponese. È un film adulto, un film ganzissimo, un film in costume chiaramente, la storia poi è abbastanza semplice, siamo nel Giappone feudale, noi praticamente la storia, seguiamo la storia di Jubei, questo spadaccino mercenario che praticamente per un motivo o l'altro è costretto a combattere contro gli otto diavoli di Kimon, una squadra di ninja con poteri soprannaturali che intendono rovesciare lo shogunato di Tokugawa, e in questo gli daranno una mano un'astuta spia del governo, Daokuan, una Koga Kunichi come viene chiamata, una donna praticamente ninja che è comunque intrisa di veleno e chiunque possa andare a letto con lei gli dia anche un bacio muore, e di lì poi tutto quello che succederà. Quindi siamo in periodo Edo e il film racconta questa cosa con una forza enorme a livello anche di sangue, uno splatter micidiale e un taglio veramente nei disegni, nel carattere design di quelli che non si dimenticano, bellissimo proprio ogni tipo di quadro, la regia è fantastica, riesce a essere modernissima con dei movimenti di macchina straordinari, e come ho detto i design, i tagli del nostro Jubei sono splendidi, per una produzione che è WVC Toho Movic Madhouse, che praticamente ha sfondato in tutto il mondo in un certo senso e che ha portato avanti ancora di più questo stile di cinema, è fatto di violenza, fatto di sesso, fatto di un qualcosa che è disturbante per un periodo appunto giapponese che sembra essere intriso sempre di una cupezza, di una tristezza, di una malinconia assurda, per un film che comunque ha delle scene d'azione che sono una più bella dell'altra, tutti i combattimenti sono una bomba anche contro quello che appunto è immortale, per un film è veramente assurdo, e ripeto, con un rapporto d'amore del nostro con questa donna avvelenata, che è un rapporto che chiaramente sin dall'inizio non potrà andare a finire bene, ma per un'opera comunque veramente straordinaria sotto il punto di vista anche l'animazione, un'animazione fluidissima, bellissima, proprio una di quelle anime che ti lasciano col cuore aperto e che pensi ammazza è capolavoro, bellissima tutta la prima parte con Tessei che cerca di violentare la nostra Kagero e che viene salvata appunto da Jubei, poi a sua volta appunto viene ricattato da Duncan per poter uccidere gli altri ninja, così come è ganzissimo l'incontro con Benisato e lei la nostra che salva il nostro stavolta per una scena che finisce con appunto quell'altro che ammazza il suo per non farlo parlare e per averlo screditato. Terribile la scena che arrivano al villaggio che sembrano tutti morti per una pestilenza e loro invece devono combattere contro i cattivoni, per un film come ho detto bellissimo, secondo me uno di quei film che lasciano veramente l'impronta, così come l'ha lasciato Vampire Hunter di Bloodlust, così come La Città delle Bestie, perché era veramente un film anche quello che mescolava come questo, e anche qui c'è il sesso alla iperviolenza, è un certo tipo di racconto storico che però si basa appunto su determinate cose che non sono assolutamente buttate di fuori, con una musica splendida di Kaoru Wada, una grande fotografia di Toshi Yamaguchi, per un film ripeto che è una bomba, un anime così violentissimo, disegnato così bene, così animato, che ormai ha 30 anni eppure dimostra due, perché è veramente una bomba ancora, con dei colori fantastici, ripeto, con un montaggio straordinario, un film talmente moderno, ripeto, che le Wachowski hanno detto il 50% del nostro Matrix deve le riprese e i movimenti a questo film. In effetti, se vediamo la nostra protagonista, diciamo così, ninja velenosa, ha molto molto di Trinity, e un certo tipo di fotografie e di movimenti di macchina sono praticamente identici, per un film che comunque, ripeto, che se è uscito anche da noi, è veramente una bomba, lo vedi da ragazzo e continuo a pensare che sia un grande film anche adesso, perché ho il mio bel Blu-ray, insomma fate un pochino voi, il link del film è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, ripeto, Ninja Scroll per me è un grandissimo film d'animazione, in sala fanno una figura incredibile, ho avuto la fortuna di vederla a un festival, è una cosa impressionante, ma che ha la sua forza anche sul bel televisore, perché è un film comunque che oltre alla bellezza scenica e alle bellissime battaglie ha tante cose da dire sia sul periodo storico, sul maschilismo, su un certo tipo di violenza, insomma per un rapporto appunto quello tra il nostro protagonista e la nostra protagonista di quelli quasi indimenticabili, quindi a voi questo Ninja Scroll.